Domenica 5 giugno 1983 siamo partiti in motocicletta da Calalzo, eccoci ormai a Cortina, sulla strada che porta a Poccol verso il passo Falzarego che stiamo per intraprendere. Ecco appunto il panorama di Cortina dal famoso Belvedere e sullo sfondo il solito Pomagagnon. E qui appunto la strada nella zona del Belvedere con il piccolo tratto di galleria che porta su al Falzarego. Ecco, sullo sfondo il Faloria e il Monte Antelao. Ecco la Tofana, in particolare quella di Roses e le altre Tofane. E qui siamo giunti al Passo Falzarego. Ecco il Monte Lagazuoi con la sua funivia, stazione di partenza e appunto stazione d'arrivo. Ecco la cappellina del Falzarego e il Sasso di Stria. Passo Falzarego è il primo colle della giornata a 2117 metri di quota. E qui siamo già in Valparola, stiamo transitando il Passo Valparola con l'omonimo rifugio, il piccolo laghetto, come si nota a queste quote ci sono ancora delle tracce di neve, sullo sfondo la Marmolada con il suo ghiacciaio perenne ed ora scenderemo verso San Cassiano in Valvadia e Corvara ed eccoci appunto giunti a Corvara, ecco le infrastrutture del famoso centro sciistico invernale e intraprenderemo la salita al Passo Gardena che abbiamo visto ora sullo sfondo. Ora ci troveremo fra un attimo al Passo Gardena, attorno ai 2200 metri. Eccoci arrivati, qui stiamo inquadrando le zone del Boè, di tutto il gruppo del Boè. Ecco sullo sfondo il Sasso Lungo che fra poco vedremo meglio. Secondo colle della giornata, intrapreso attorno a mezzogiorno. Ecco, 2137 metri la quota, ecco una visione migliore del Sasso Lungo e ancora le propaggini del gruppo del Boè, sempre al Passo Gardena. Dopo mezz'ora circa giungiamo al Passo Sella, ecco ancora il Sasso Lungo. Ecco, colleghi motociclisti, la giornata è molto calda, ma quassù oltre i 2000 metri, in particolare qui oltre i 2002, il fresco si fa sentire ancora. E ancora la Marmolada, la cima della Marmolada vista dal Passo Sella, che sarà meta del nostro prossimo passaggio, precisamente al Passo di Fedaia, più tardi. Ecco il protagonista, operatore inquadrato, nonché pilota della moto. Ecco, alle mie spalle ecco la zona verso il Passo Pordoi. Sempre in una pausa al Passo Sella, alcune inquadrature ricordo e qualche paese al Passo Fedaia. Eccoci infatti subito sopra Canazei, ora l'attraverseremo e ci portiamo verso il Passo Fedaia. Ecco le prime propaggini della Marmolada.
Ecco, pure un ameno ruscello che scende dalla marmolada. E tutto il gruppo della marmolada. Ecco, siamo scesi, cioè stiamo scendendo, siamo subito sotto il passo Fedaia, lasciamo alle spalle la marmolada. Ecco una veduta sullo sfondo del Monte Civetta, la strada che sale al valico con caratteristiche baite fienili. Ed eccoci giunti a Sottoguda. Nei pressi di Sottoguda transiteremo la vecchia strada dei serrai, famosi serrai di Sottoguda. Ecco, ora partiamo e entriamo in questo paesaggio decisamente selvaggio, rupestre e molto suggestivo. Noteremo per qualche istante il ponte con la strada nuova che passa sopra evitando di fare questa gola stretta ma nello stesso tempo amena e selvaggia. Ecco intravisto altissimo il ponte di cui parlavamo prima e qui termina, cioè sta per terminare il passaggio dei serrai e sfoceremo appunto a Sottoguda.